Momenti di paura. Nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 settembre a Mamoyada, dove un uomo vagava per strada con un'ascia. Aveva un 60enne dal luogo, che minacciava diverse persone incontrate con l'arma, e alla fine fu arrestato dai carabinieri. La fuga nel garage e poi l'aggressività alla vista della pattuglia. Il 60enne fuggì e si barricò nel garage annesso a casa sua. Inizialmente aveva lanciato l'ascia a terra, che poco prima di brandire contro i passanti. Ma poi recuperò l'arma e si precipitò contro i carabinieri stessi. Tutto città fermato con lo spray al pepe. A quel punto i militari usavano lo spray al pepe nella loro attrezzatura per bloccare il 60enne, che fu fermato. Per l'uomo le manette sono state innescate sull'accusa del porto illegale dell'arma bianca, della resistenza, dell'indignazione e della per i funzionari pubblici. Per chiamare i carabinieri erano alcuni passanti che avevano notato l'uomo, un 60enne di Mamoyada, che passatori minacciati, brandendo un'ascia. Il giudice ha convalidato l'arresto dell'uomo, che era stato portato nella sala di sicurezza durante la notte dai carabinieri della stazione locale.